Buonasera e benvenuti a questo speciale approfondimento dedicato alla Tirreno Adriatico, una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge annualmente nel mese di marzo. Quest'anno prenderà il via mercoledì 7 marzo e la sesta tappa farà il suo arrivo in Viale Gramsci a Fano. Per questa prima puntata dedicata all'evento sarò in compagnia di un esperto di ciclismo, Sandro Goffi, fondatore della società ciclistica dilettantistica Alma Juventus Fano. Buonasera. Grazie Buonasera a tutti. Prego. per essere nostro ospite, per essere venuto qua con noi. Sì, È un piacere. Dunque, iniziamo dalla storia dell'evento, perché la prima edizione della corsa risale al 1966. Dunque, quest'anno si terrà la 53esima edizione, edizione che si svolgerà nel ricordo di Michele Scarponi, il ciclista rimasto vittima di un tragico incidente stradale a Filottrano il 22 aprile scorso. Scarponi, che vediamo in queste immagini, salì per 3 volte sul podio finale della Tirreno Adriatico. Vincitore nel 2009, secondo con lo stesso tempo del vincitore Stefano Garzelli nel 2010 e terzo nel 2011. Dunque, possiamo dire, Sandro, che la Tirreno Adriatica è una delle corse più importanti d'Italia e del mondo. Sì, infatti la Tirreno Adriatico viene organizzata anche in preparazione della Milano-Sanremo. I Ecco. ciclisti parte vengono a fare la Tirreno Adriatico e parte vanno a fare la Parigi-Nizza, che è in preparazione. Infatti queste due gare terminano qualche giorno prima della Milano-Sanremo, che è una classica di primavera. Bene, e inizialmente era annunciata con il nome di 3 giorni del Sud, quindi la corsa fu organizzata per la prima volta nel 66 su iniziativa del Velo Club Forze Sportive Romane. La partenza della prima edizione venne fissata a Roma l'11 marzo e arrivò a Pescara il 13 di marzo. Dopo 3 tappe, circa 603 km, un percorso adatto a passisti veloci. Deve il suo nome al fatto che il percorso inizia ogni anno in una località, ovviamente posta sul Tirreno, e termina invece sul Mar Adriatico. Ecco perché, come vediamo anche alle nostre spalle, la corsa dei due mari. Infatti termina sempre a San Benedetto del Tronto. Io infatti ho fatto parecchi anni il giudice per la tappa a cronometro, richiamano altri giudici esterni, oltre a quelli addetti alla Tirreno Adriatico. Quindi ha avuto anche questo Sì, onore. altre volte, sì. Eravamo 10-12, ogni corridore partiva un giudice. Ecco. Arrivavamo e partivamo dietro un altro corridore. Il corridore con il maggior numero, lei lo saprà, di vittorie è Roger De Vlaeminck. Mi Dell'Emi, corregga se sì, sbaglio la pronuncia. Ecco, il belga. che ha vinto 6 edizioni consecutive della corsa dal 72 al 77. Ma adesso guardiamo tutte le tappe con l'ausilio di questo cartello. La prima tappa sarà appunto, come di consueto, Lido di Camaiore con una cronosquadra di 21,5 km. Il via è fissato appunto per il 7 di marzo. Per la seconda tappa, invece, a parte i primi chilometri, il percorso sarà interamente pianeggiante fino al circuito finale di Follonica. Poi gli atleti dovranno affrontare ben 234 km da Follonica a Trevi. Per la quarta tappa, che è la più dura, con un arrivo in salita sono previsti 219 km da Foligno a Sassotetto, con oltre 14 km di ascesa finale. Dopodiché dovranno affrontare la Casserra Raimondo Filottrano di 178 km, mentre la sesta tappa è la Numana Fano, un itinerario ondulato nella prima parte e in seguito pianeggiante, non particolarmente impegnativo. Da Numana, attraverso Ancona, la parte esterna, Offagna, Jesi e Ostra, si svolgerà un percorso di avvicinamento a Fano, dove percorreranno 2 giri di un circuito di 12,8 km, finale interamente cittadino con ultima curva ai 350 metri. Martedì 13 marzo si chiude nella settima tappa con la classica cronometro individuale di San Benedetto del Tronto di 10 km. Per quanto riguarda la tappa Numana Fano, quali sono le difficoltà e più o meno quale sarà anche la velocità media? La velocità sarà elevata. Normalmente io penso che supereranno i 45 km orari, però penso che sia quasi tutta ondulata, l'ultimo tratto ondulato, i chilometri che faranno intorno a Fano, quelli sono interamente pianeggianti. Quindi insomma non è particolarmente la nostra No, difficoltosa. I infatti. corridori italiani però stanno vivendo possiamo chiamarlo così, un digiuno di vittorie, perché in questa
sezione insomma, di tappe senza vittoria italiana, ha toccato nel 2017 quota 17 frazioni consecutive. L'ultimo successo italiano alla Tirreno Adriatico fu siglato da Adriano Malori nella cronometro d'apertura dell'edizione 2015, se la ricorda? Sì, infatti me lo ricordo. Malori ha dovuto smettere con un grosso incidente ciclistico avvenuto in Arabia Saudita laggiù, che ha preso un tombino, è stato di diversi mesi in coma, si è ripreso, però non ha potuto più praticare il ciclismo. Ecco, a Fano è la prima volta che questa corsa termina, quindi farà tappa in Viale Gramsci, però è già passata qua. Sì, infatti io mi ricordo, molti anni fa è passata, non ricordo dove partiva e da dove arrivava, però mi ricordo che è scesa da Monte Maggiore, Calcinelli e Fano è andata verso Marotta. E negli anni Ottanta c'era stata una proposta? Dopo il Giro d'Italia del 15 maggio 1983, era allora sindaco Gustavo Mazzoni, e proponemmo di fare una tappa della Tirreno Adriatico. Ci riunimmo con gli albergatori della zona, ma pochissimi erano propensi ad aprire, perché questo è un periodo freddo che devono fare le docce calde, molti non erano attrezzati e perciò hanno rinunciato. Tant'è vero che Mazzoni si arrabbiò perché, diciamo, Fano è una zona balneare, una zona turistica, e poi vogliamo organizzare una manifestazione ciclistica e non possiamo organizzarla perché non siete disponibili a aprire i vostri locali. E quindi dopo da lì svanì. Sì, infatti io non l'ho nemmeno proposta, perché io sono stato organizzato col comune di Fano la settimana tricolore, ho preso una settimana di ferie per impegnarmi per questa gara. Era stata fatta le gare a cronometro a Fano, la pista a Pesaro e le gare su strada a Piobbico. Io mi sono spostato in queste tre località per tutta la settimana e anzi ho preso anche un'altra settimana di ferie quando è stata organizzata la tappa del 1983 con l'allora dirigente dello sport Claudio Silvestri. Insomma, era impegnativo, un bel lavoro dietro. Sì, io ci ho dedicato due settimane complete di ferie. Ma lei che segue anche l'Alma Juventus Fano, no? Come si preparano questi atleti, questi corridori? Sì, i corridori dell'Alma Juventus Fano sono dei bravi ragazzi, dei bravi allenatori, sono specialmente Giovanni Ambrosini, che lui dirige tutto lo staff tecnico. E magari li vedremo anche nelle prossime Tirreno Adriatico. Infatti adesso abbiamo un corridore, leggevo proprio stamattina, che partecipa a due gare, oggi e domani in Francia, Carboni di San Costanzo, che lui era nato con noi, io con noi parlo di Alma Juventus Fano, a 6 anni, però non era bambino, non voleva partecipare, e però ha smesso, ha iniziato a fare qualche allenamento. Poi invece lui è cresciuto nel gruppo sportivo Cingolani di Pianello di Ostra e da allievo è venuto, perché questa società non faceva gli allievi, perché si parte da giovanissimi, esordienti, allievi, juniores. Non faceva la squadra da allievi, è venuto a fare un anno l'allievo con l'Alma Juventus Fano e adesso è passato professionistica quest'anno con la Barbiani. Quindi da una promessa del ciclismo già ha partecipato a una corsa tappa nei paesi arabi, mi sembra che dei nuovi corridori ha fatto 23esimo. Ecco, una bella soddisfazione, sì. Ma anche a livello italiano, insomma, abbiamo qualche ciclista che potrebbe vincere questa Tirreno Adriatico? Non lo so. Ci speriamo, dopo tanti anni. Elia Viviani adesso giù in Arabia ha vinto 3 tappe. Ecco. Speriamo, ma lui è un velocista olimpionico. È una bella sfida. Allora è contento, insomma, che questa corsa sia arrivata finalmente a Fano. Come dico, ci avevo provato tanti anni fa, però dopo non si è andato più avanti perché è periodo freddo, io non ci ho più pensato veramente. E ovviamente la seguirà tutte le tappe, magari anche attraverso la televisione. Quello senz'altro, io il ciclismo lo seguo sempre attraverso la televisione. Tant'è vero, l'ultima tappa del Giro d'Italia, sono stato laggiù, poi a vedere l'arrivo sono venuto a casa a vederlo per televisione, perché lo vedi meglio. Adesso c'è la macchina di ripresa dietro i corridori, sei come in gara. È vero.
Proprio dall'idea di essere essere in sul gara, posto. sul posto. E quindi sicuramente, perché poi sono anche tante le televisioni di tutto il mondo che seguiranno l'evento. Sandro, la ringrazio per essere stato con noi. Vi ricordo anche che nei prossimi giorni torneremo a parlare di questa Tirreno Adriatico con tanti altri ospiti. Per ora è tutto. Grazie ancora per essere stato negli studi di Fano TV. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Buon proseguimento di serata a tutti i nostri telespettatori. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Boom!